Abbiamo creato l'identità anche sui pullman e sui mezzi della Sangritana, che ringrazio e che è un partner importante per questa iniziativa perché assicurerà tutti i collegamenti e tutti i trasporti da e per il luogo di celebrazione del convegno, cioè per Roccaraso, di numerosi ospiti che arriveranno da fuori. Quindi questo regalo che la Sangritana ha fatto, caratterizzando, è un po' il simbolo anche di uno degli obiettivi che si vuole raggiungere con questo evento, cioè quello di rafforzare il patrimonio identitario turistico della regione Abruzzo, quello di consolidare il ruolo dell'Abruzzo come leadership che già ha di fatto per il ruolo istituzionale che ha di coordinamento a livello nazionale delle regioni sul turismo, quindi rafforzare l'immagine turistica dell'Abruzzo come regione leader e soprattutto anche di rafforzare la capacità organizzativa di certi eventi, ma di mettere al centro del dibattito tutte quelle che sono le problematiche, i progetti e le progettualità regionali e nazionali, in un'ottica, come dire, di confronto che vuole anche significare la centralità dell'Abruzzo nella promozione turistica nazionale. Sarà un evento importantissimo, diffuso in maniera capillare a livello nazionale, ripeto, e che sta avendo riscontri di partecipazione e di registrazione da tantissimi tecnici dal mondo delle istituzioni, tutto il mondo, gran parte del mondo istituzionale e degli operatori del settore turistico saranno in Abruzzo in quei giorni. Chiaramente, scegliendo la location di Roccaraso, abbiamo scelto una location che tende anche a valorizzare e simboleggiare i territori di montagna, che sono quelli che dobbiamo rivalorizzare dopo il sisma del 6 aprile come capacità ricettiva, come capacità di offerta, e quindi con questo crediamo di tagliare definitivamente la testa al toro, semmai ce ne fosse ancora bisogno. È un evento, seppur non con gli stessi contenuti, ma come dimensioni sicuramente, un evento che cercheremo di riproporre, riproporremo sicuramente annualmente in altri territori, in altre province, circolando all'interno evidentemente della regione Abruzzo, e sarà, ripeto, un momento importantissimo per discutere, anche per trovare la condivisione con il mondo delle imprese e degli operatori, presentando i 2 anni di lavoro, i progetti concreti assistiti da finanziamento, nonché le linee strategiche di sviluppo della regione Abruzzo e le risorse a ciò destinate. Ripeto, per noi è essenziale creare un'identità turistica di questa regione. Questa regione ha una vocazione turistica, ma non ha ancora un'identità turistica nella sua dimensione istituzionale, nella sua dimensione di sinergia degli operatori privati. Da un lato bisogna uscire fuori dall'individualismo e cercare di aggregarsi, e si sta andando in questa direzione, dai poli di innovazione alle aggregazioni che stanno nascendo a livello consorziale, quindi a fare una logica di sistema. Dall'altro le istituzioni non possono più avere una logica anch'essa individuale o di campanile, anche su questo abbiamo fatto. Crediamo di esserci messi completamente alle spalle quel momento in cui ognuno andava per i fatti propri. Lo abbiamo fatto con un'azione politica importante. Ripeto, adesso delineeremo, anzi abbiamo delineato e presenteremo le strutture che consentiranno di dare attuazione pratica attraverso progetti, attraverso interventi puntuali a questa strategia. Ed è importantissimo che lo si faccia insieme agli operatori, e lo si faccia in un momento in cui con orgoglio l'Abruzzo diventa il centro del turismo nazionale.